Oggi a grande richiesta siamo tornati alle Cascine di Firenze, un luogo che ormai i cittadini evitano, hanno paura, e proprio insieme ai cittadini noi ci siamo tornati. Oltre a alcuni nostri amici ci sono proprio cittadini che sono qui della zona che ci accompagneranno e ci mostreranno l'ennesima criticità delle Cascine, perché le Cascine è un parco centrale qui a Firenze che dovrebbe essere frequentato dalle famiglie, purtroppo così non è. Ci sono tanti nostri amici, tra cui Forbicette, che vogliamo salutare e rincontrare. Se sapere se sta bene, insomma. Sì, io ho i miei dubbi però. E questo è proprio l'ingresso delle Cascine. Da sta parte c'è tutta la parte incriminata, chiamiamola così, dove generalmente stazionano le persone. Queste erano due discoteche clou degli anni 90, primi 2000. Là stava il Central Park e questo si chiamava Meccano. Era una struttura molto più grande. Poi per problema di rivalità tra discoteche una ha preso fuoco. Così, da sola, così, col caldo. Da sola, magicamente, è scoppiata. Sì. Ovviamente abbiamo tutti gli occhi addosso di tutte le persone che stanno sulla via. Vabbè. Ci stanno guardando. Sì, non è un problema, comunque qua i ragazzi bene o male mi conoscono, sono ragazzi tranquilli, problematici chiaramente, tanti usano sostanze, qua c'è spaccio, ma il problema più grosso secondo me non è questo, è la violenza che si crea attorno a questa situazione. Infatti quello che abbiamo sempre perché detto. La polizia comunque qua passa, ferma solo gli italiani, se no si sposta e non fa niente. Quindi comunque si crea questa situazione in cui loro si sentono padroni di tutto e tanti ragazze vengono picchiati, accoltellati, rapinati ogni sera. E quindi adesso avanzando molti stanno scappando, vedi? No, qualcuno si sta un po' arrabbiando. Non scappano. No, ragazzi laggiù sono, penso, boy scout, non so, turisti che vanno più giù, ci sono piscine, campi sportivi, qua dietro sono i campi da tennis, comunque è un posto vissuto, è solamente quest'area un minimo incasinata, non è niente di particolare, capito? Cioè, come in tutte le città, i punti dove... Mattia, vedi qual è il problema? Cioè, io ci vivo qui, no? Ho una figlia di 18 anni. Lei vorrebbe frequentare questo parco, vorrebbe, perché gli piacerebbe venire a correre, ma non può farlo. Per quale motivo? Per un semplice motivo, perché se fa tanto di scendere da questa tranvia, la mia figliola viene derubata... E viene derubata e viene picchiata, perché spesso è successo, ma si sta parlando del pomeriggio, non la notte alle 3 di è qua, siamo amici. Pomeriggio però, sono le 2 ora. Hai capito Matti però? Quando... Fermo, stai buono. È YouTube. È difesa, avevi il casco. Tu avevi il casco. Mi hai messo al casco. Sì, t'ho visto io. Ascolta. C'ho il video, vuoi vedere? Oh.
non vogliamo. Ascolta, aspetta, la prossima volta non me lo fa. Non ti conosco. Ma tu, tu non venire col casco. Aspetta, tu non venire col casco. Sì, se me la fai, ti posso fare anche male. Ascoltami, non sei l'unico che può fare anche male. Sì, però tu non venire col casco perché è una minaccia. Per me è una minaccia. Per me è una minaccia. Io ti ho prevenuto perché sei tu che sei venuto. Sei tu che sei venuto. Voi andate là. Siete voi che siete venuti, non noi. Ma questa è una proprietà pubblica. Sì. Ah, ok, tornate. Non scherzate. Andate non giù, fate dai. Grossi. Vai, vai giù. Vabbè. Ragazzi, basta, no? Non è successo niente. Non è successo niente. Dai. Basta. Allora, oh, ti chiedo fermo, ti chiedo scusa io. Ti chiedo, oh, ti posso chiedere scusa? Sentimi. Vabbè. Tu sei un aggressivo, fratello. Tu sei noi ti abbiamo visto aggressivo. Tu perché mi stai prendendo? No, oh, devi andare. Vai, vai. 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 Sta qua lei. Mo so io qua. È un parco pubblico. È un parco pubblico. Ascolta, è venuto col casco. Oh, ascolta. Oh, ascolta. Ascoltami. Ascoltami. Oh, mi riguarda. Allora, se va. È difesa, avevi il casco. Avevi il casco. Tu avevi il casco. Sì, t'ho visto io. Ascoltami. C'ho il video, vuoi vedere? Mi ascolti? Mi ascolti? Mi ascolti su me? Non vogliamo. Ascolta. Aspetta, la prossima volta non me lo fa. Non ti conosco. Ma tu, e tu non venire col casco. Ascolta, tu non venire col casco. Fratello, ascoltami. Se me la fai, ti posso fare anche male. Ascoltami, non sei l'unico che può far male. Sì, però tu non venire col casco perché è una minaccia. Per me è una minaccia. Mi ascolti? Per me è una minaccia. Ma mi ascolti? Io ti ho prevenuto. Sei tu che sei venuto. Non sono io. Sei tu. Ascolta, ascolta, quella è difesa, quella è difesa nostra, quella è difesa, perché noi vogliamo parlare, ci stanno aggredendo. È per tutela, ascolti. Ma ti hanno fatto cadere? Mi ascolti? Chi ti ha fatto cadere? Mi ascolti o no? Mi guardi? Mi guardi? Quella è la nostra difesa, perché se noi andiamo a fare qualcuno mi aggredisce. Ritornate là, ritornate lì, ritornate lì. Voi andate là. No. Ma questa è una proprietà pubblica. Sì. Non scherzare. Ascolti, io sono un pugile professionista, no? Ma anch'io sono un pugile. Anch'io sono un pugile. Alla, se mi conoscevi. Alla, ascolta. Non è successo niente. Non è successo niente. Tu sei abbiamo visto aggressivo. Tu. No, oh, devi andare. Vai. Vai. Vai lì alla fermata. Ma no, io non ti faccio. Vai alla. Vai, vai, vai lì alla fermata, dai, non devi stare qua in mezzo. Vai, sta qua lei, mo so io qua. Questo non lo dovete fare, questo. È un parco pubblico. È un parco pubblico. Davanti telecamera, quello deve fare da noi. Quello adesso è un parco pubblico. Non parli con me. Puoi parlare? Vuoi parlare o no? Posso parlarti un attimo? Ma ascolti o no? Siamo qui, ma non è che tutti spacciano. Ma lo so! Io bravo, è quello, è lì che prende noi che vogliamo. Sì, ma tu sei venuto. Perché l'altro stava prendendo. Non stavamo parlando con nessuno che parlava. Noi stavamo parlando. Noi stavamo parlando. Piano, piano, calmo, calmo. Ascolti un attimo. Calma. Non vuoi ascoltarsi? Noi stavamo parlando con delle persone che erano d'accordo. Stavamo lì seduti. Esatto. Noi ci avviciniamo alle due. Allora, non sono venuto da voi. Non fai parlare. Non sono venuto da voi. Ma non fai parlare. Il ragazzo è venuto più da parte. Ah, quello non lo so. Allora, è questo il discorso. Ok, ok. Il discorso è questo, ma io ok, ok. Allora, Cica. Un secondo, Cica, un attimo. Allora, io non sono il discorso è altro, non sta dicendo di noi. Abbiamo visto un'altra persona che è andato avanti a fare col video con il cellulare nascosto, okay. Sta dicendo questo, ok. Io non l'ho visto, non okay. Sono corrivo col casco. La gente vengono a parlare. Ma tu sei bravo, non lo sapevo. Ci mancherebbe, però non lo so, io l'ho visto col casco in mano, corre dietro a uno che devo pensare. C'ha ragione, perché mi sei venuto sotto pure a me. Capito, capisci che io vedo uno grosso, con casco in mano, che corre, che posso pensare. Ascolta, fra, tu mi sei venuto sotto a me. Tu mi sei venuto sotto. Ci ho dovuto rendere conto, no, tranquillo. No, dai, ragazzi, stiamo parlando. Ascoltami, noi, ascolti un attimo. C'ha ragione di quello, io non lo sapevo che sei venuto col cellulare, mi dispiace.
non lo sapevo. Noi stiamo andando con la telecamera nostra, parliamo prima con le persone che hanno parlare. Consentito, ti posso dire lì, le persone hanno tutto consentito a raccontare. E ti chiedo scusa, non lo sapevo che ti stanno a far cellulare. Tu ora mi sei venuto sotto in faccia, tu mi sei venuto sotto, fratello. Io una vita, ma noi l'abbiamo visto, io ti ho visto te che sei andato sotto, l'ho bloccato, che sta succedendo? Non volevo fermare per cancellare quelle che ha fatto. Però tu gli hai messo le mani sul cellulare, io mi sono entrato e ho detto fermo, sì, spiegami che è successo, siamo noi che gestiamo la cosa, capito, mi spiega a me che è successo, tu mi sei venuto sotto, se io ti davo un cazzotto in faccia, stavo nella merda io e te. Guarda, cioè a farsi male per niente, capisci qual è il problema? Quello lo stiamo facendo, mi ha detto che uno gli ha fatto il video di nascosto col cellulare. E gli do ragione, non lo sapevo. Non lo sapevo. No, perché lui. Oh raga, uno per volta. Allora. Ho fatto un video di nascosto a lui col cellulare. Non va bene, non va bene, non lo sapevo. Tutto questo che è quello naturale. Una normale, una giornale, una normale giornata per Cicalone. Mortacci tua! Ieri sono ammazzati i tre volanti subito. Mi puoi lasciare parlare, per favore? Parlo con lei. Bisogna aiutare, capito? Siamo tutti giovani. Arrivano, ragazzi. Ma lo so! Arrivano. Lui ci ha spiegato quello che è successo. Vediamo chi è scappa e chi rimane. Ma io posso rimanere. Sì, sì, no, vediamo chi è scappa e chi rimane. Mamma mia, non porca droga. Bisogna aiutare. No, io non li devo aiutare. Ma che ti aiuta? Ci volevo mandare via. Quindi ma dove è? Ma scappo una mano. Io non scappo una mano. Dove è Alessio? Andare via. Dove è Alessio? Com'è che c'è il sangue? Non dire che fanno. Che fanno? Sei sempre qui a fumare. Che facciamo? Faccio io. Fai te. No, lui la prima cosa che però sei prevenuto. Guarda che lui mi conosce a 20 anni, non è che io mi sono presentato, amica. Cioè. No, no, io sono il sindaco di Firenze, no. Io porco sono un emarginato. Scusa caro, ma sei pieno di telecamere qua, ragazzi, le vedete qua sotto? Scusa una cosa. Guarda, 3, 5, ascolta. È pieno. Noi trovarci nella situazione di dover litigare con la gente non è l'ultima cosa che io voglio fare. Quando tu mi sei venuto sotto, io lo sai che cosa potevo fare? Potevo fare mille cose. Che non voluto. Ho detto volevo fermo. Volevo fermo. Ascolta. Non mi conosci. Ascolta. No, ma non mi conosci. Sono il fratello per Guido. Grande, io mi conosco tutti benissimo. Oh, io ascolta. Mi metti in difficoltà quando io poi vengo qua perché ti voglio abbracciare, noi vogliamo fare un'altra cosa, noi non ci vogliamo venire sì, qua. Ma vi siete posti, 30 telecamere. Ci ho parlato già con lui. Con lui hanno sbagliato perché c'è stato fuori un cellulare di nascosto. Non si può parlare di che tu vuoi. Noi facciamo un altro tipo di lavoro, noi stiamo parlando qua con delle persone. All'inizio ci hai spaventato, posso dire la verità? Sì, perché sei alto 2 metri. Sei alto 2 metri, c'è il casco in mano, a noi ci hai spaventato, io lo dico. Perché l'altro mi ha preso sul cellulare. No, c'ha ragione. Ma io quello non lo quello no, prendo. C'ha ragione, io non lo sapevo. Io non lo sapevo. Va a posto. No, a posto. Salve. No, niente, è stato un qui pro quo, ma tutto a posto. Loro volevano fare un documentario. Così, stiamo parlando tranquillo. Se volete parlare anche voi. Ciao, salve. Salve. Il problema è stato questo, se posso, agente. C'è stato un problema che noi abbiamo un nostro modo di lavorare e c'è stata una persona che esterna a noi di nascosto ha messo a fare video di nascosto il cellulare, quindi c'è stato un momento di diatriba perché ha detto che okay, col cellulare di nascosto lì un po'. No, sono andati pure via, tra l'altro sia la parte che si sono incontrate, però no, dice quello che stava a fare il video ne è pure scappato, non parlare, ma sono arrivati telecamere e si sono presi, per ora è tutto tranquillo, ti ho dato la mano, quello che ti ho detto è una cosa sola, ciò a fare vedere il lavoro in questo sì. Da oggi all'una questo viale era bello finito. Infatti il problema è ho visto il gruppo prima, non avevo visto che eravate là. Ho visto il gruppo e ho detto oggi succede cazzo. Sai che è difficile? Infatti. È difficilissimo. Okay. Quasi impossibile. Ma se era pulito, noi non dobbiamo incontrare nessuno, abbiamo incontrato persone. Ascolta, era pulito questo viale. Nessuno sapeva che venivamo. Allora, adesso che cosa dovete fare? Dovete camminare sul giro. Ma ripeto, non è successo niente. Non è successo niente. Cioè, sì. No, che rimo. La Pierrista. Vabbè, che c'entra? La Pierrista.
Oh, fra due minuti ti ci riamo. No. Grazie comunque. Io non sono stato mai dietro, non lo dico. È così l'Italia. Bravo. Dai, siamo un po', vi faccio vedere il bagno da Dio, se volete. Mazzo. Oh, che voglio portarli via di qui. Dove non ma sono di Firenze, lasciano lo scambenissimo. Due di Firenze? No. Due di Firenze? Che stai dicendo? Non c'è fatto per infatti. Ma di Roma. De Roma. Siamo anche noi. Calmi. Tu quanto fai il video? Allora. Fermo. No, ti vedere, non ti devi vedere, vedere. Allora, ascolta. Dai. Allora, fammi vedere. Guarda, sono vittime qua. Vittime. Allora, caro. Vittime. Calmo. L'ho finito basta. Il video dove siete lui che se lo puoi cancellare, per favore. Perché lui, noi facciamo i video che li avvisiamo prima, vuoi parlare, capito? De nascosto è brutto, capito? Io non lo sapevo che c'ha ragione, capito? Che non l'ho ripreso. No, faglielo vedere, perché lui è giusto, c'ha ragione. Ora non riesco a scorgere. Guarda, è appena fatto. Lo faccio scorrere io. È appena fatto. Quattro minuti, guarda, fratello, è qua. Ma non mi tocca. Vedi paura. No, non è paura, non voglio che la gente mi tocca, è strano. Ok, da quanto tempo anche cascina? Sono di Roma, ci sono venuta tre volte. Perché ci doveva aver paura. Non è che a Roma stanno quei posti così tranquilli, sai, dici. Hai fatto arte drammatica? Hai fatto teatro? Ho fatto. Sono quelle persone che dicevamo prima con il talento naturale. Perché la vita di strada rende più cattivi. L'università della strada, che non lo sai. Sono le cose della vita. La vita di strada è tanto bastata da quanto dura, ricordo. Ma sono le cose della vita. Io qui, sulla strada, tu sei madre. Ragazzi, prendiamo una squadra tremenda. Ok, cate, dai. Andiamo, dai, ragazzi. Sentiamo di qua, ragazzi. Ora non riesco a scorgere. È appena fatto. Quello c'ha un macigno in mano. Occhio ragazzi, occhio. Oh, Dani, metti giù il sasso. Non ti stanno riprendendo. Cosa, Totorino, cosa? Guarda, c'ho le mani, abbiamo le mani in alto. Abbiamo le mani in alto. Più di così. Siamo tornati perché moltissimi cittadini ci hanno manifestato difficoltà qui alle Cascine, che è l'unico luogo, pare, di Firenze dove ci stanno seri problemi e che abbiamo riscontrato noi oggi per l'ennesima volta. Non abbiamo fatto neanche 20 metri, ci siamo ritrovati in una situazione abbastanza... La cameraman a terra, noi comunque coinvolti in un movimento difficile da gestire, poi con la calma, con la pazienza, anche essendo tanti poi, perché poi voglio ricordare che per noi lo scenario in cui arriviamo un passo a dover quasi legarci le mani è brutto. Cioè noi l'ultima cosa che vogliamo fare è trovarci in rotta di collisione con un'altra persona. Noi facciamo tutt'altro, andiamo nelle scuole, siamo contro la violenza, siamo contro ogni tipo, no, di forma di contrasto, quindi è brutto quando ci troviamo a un passo da lì. Frequenti questo posto, viene spesso, e non è il primo che sento che ti minaccia, come per dire torni qua, stai con loro. Sì, ma non è un po' di ansia, di paura? No, assolutamente no. Me ne proprio. Non ho paura per questa prima cosa, perché so che non sto facendo niente di male, innanzitutto. È importante che loro comprendano anche che ci sono magari situazioni e persone che possono anche aiutarli a essere maggiormente integrati e comunque capiti anche da realtà. Anche ascoltati. Ascoltati, perché nessuno gliela fa dire la loro. Chi mai viene qua alle Cascine per far sapere questi ragazzi come vivono? Perché sono a fare questo tutto il giorno? Qual è il loro disagio? Nessuno c'è, quindi no, giusto. Nessuno. Ma perché ci interessa che qualcuno si è fumato un sigaretto? Ma non è che ci frega, non è quello. Ma no, è quello che stai dicendo. Hai visto cosa ho fatto? Cercato di fargli capire. No, tranquilli ragazzi, al limite chi non vuole è oscurato, non c'è problema. Poi ma purtroppo altri invece l'hanno vista male. L'unica cosa che hanno pensato, no, ma ci danno i soldi o non ci danno i soldi? Questo è il secondo tratto, è più caldo, è molto più caldo di quello che ci siamo. Guarda, ci stanno a guardare tutti a un chilometro qua. Ah, lì. Dove? Qua. Questo è un giardino dei bambini. Non ci sono mai stato. Frequentato da bambini, ma è impossibile andare. Addirittura quando vengono le guardie non c'hanno paura. Cioè, gli fanno anche le cose davanti. Quando arriviamo noi scappano. Capisca cosa? Vedi, infatti sono scappati tutti. Mamma mia, c'era questa via che era piena di persone che ci stavano guardando malissimo. Vabbè, ora è un po' anche la pioggia. No, ma ora anche... Complice la pioggia, no, complice il rumore. Pioggia. Complice quello che è successo, c'è stato subito... Perché gli basta che venivo qua a piove? Effettivamente. Pare fatta apposta. No. Non sono abituate a relazionarsi con persone che non siano o tossicodipendenti o loro paesane o guardie. E quindi una cosa del genere gli spaventa più
della polizia, che per loro ormai è una normalità, perché comunque viene qua, fa il suo giretto, li lascia stare e bene o male so che se mi nascondo dietro un cespuglio e ritorno. Però è preoccupante questa cosa. Che si, è preoccupantissima. Perché persone normali, in teoria, come hanno detto, non ci passano. No, tante persone sono sicuramente talmente anche incattivite, sia dalle sostanze, dalla vita, che hanno questa cattiveria veramente esagerata. Quindi aggrediscono principalmente persone, ragazze che passano, è sempre bella, qualsiasi, può essere anche la più racchia del mondo, ma sta tranquillo che passerà. Gli danno le fischie. Comunque, però. Comunque stanno a scappare tutti. Hanno lasciato pure le scarpe. Scappa. Qua vendere un po' di no, uno, no, ma uno è scappato scalzo. Frati sono quelli poi più ricercati, eccolo. Ci sono io, però perché? Perché ho un interesse. Sì, è sempre stato. Io scendevo la notte a fare un po' le cose e ogni tanto tra poliziotti che sbucavano dai cespugli. Però sul fatto che le cascine sono sempre state così, non è una giustificazione. No, assolutamente. Nel senso, un parco pubblico che tu dici io ho paura andarci. Boh, io a Roma non ce l'ho un parco pubblico così, devo essere sincero. No, certo. Alla stazione Termini ci sono delle zone dove ti dico non ci andare, però le persone passano. Io che sono qua presente, fidati, su una settimana, 4 giorni su 7, le persone passano, vengono a correre, passano anche le famiglie. Chiaramente cercano un attimo di deviare, di non passare in mezzo a dove c'è più raggruppamento. Il pericolo è più la notte, diciamolo. Succedono episodi anche di giorno, però non è che la vita nel parco in questo punto è completamente finita e la gente proprio se ne va solamente da quest'altro lato. Assolutamente no. È stata dura, è stato difficile, momenti di tensione. Evelina è finita a terra, la telecamera ha sbattuto, si è ferita, anche lui ha preso una bottigliata. Guarda tutto il sangue qua, là, da tutte le parti. Evelina è caduto. Io me la andrò a fare. Ma sei caduta? Sei caduta? Non fatta male, fans. Fans. Perciò abbiamo Evelina che per la seconda volta si fa male. Dopo un pugno in faccia ha preso un calcio tipo spazzata fino a terra. Poi quello che l'ha raccolta, poi non è salito. Ha detto io non t'ho dato il calcio. Sì, forbicette due. Praticamente gli ha detto no, non sono stato io, t'ho raccolto, perché deve essere stata una di quelle ragazze che stava lì che gli è presa il matto a un certo punto. Prima parlava con noi, poi gli è presa il matto. Perché si fomentano quando vedono che si discute, c'è stato comunque un'incomprensione, uno era molto grosso, tutti avevano paura, girava questo casco, ha girato il casco, come colpì, noi o lo colpivamo o dovevamo comunque calmarlo in qualche modo. Si è calmato. Si è calmato. E mentre l'altra volta forbicetta alla fine era uno, due, tre persone, stavolta erano parecchie, no? Poi sono intervenute le forze dell'ordine con netto ritardo. In due molto lentamente. In due lentamente. E invece noi siamo calmissimi, bravissimi. Va bene, bravissimi. A questo punto salutiamo tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao, magari qui arriva il 7. No, c'è un esempio da voi. On a hilltop, waiting for a beautiful release to take her from beneath. She's smart, she's vain, she wallows in her pain. The ghost, it stays to chase her. Oh no, it's just how it goes.